Maturità che dimostra, e tra l'altro sul primo possesso ha marcato Iverson come se non avesse fatto altro a livello scolastico in Francia. Decisivo nell'ultima gara vinta a Boston contro i Celtics dai San Antonio Spurs, ecco uno che i piedi li muove benino, Tim Duncan, subito blocca, poi il giro a ritmo sul blocco di Harfring, palla dentro per il numero 44, serie di finte che non disturba moltissimo Tim Duncan. Adesso si va effettivamente da Tim Duncan in maniera seria oppure no, 2 su 11 dal campo addirittura per il San Antonio Spurs, ecco Duncan con Robinson. E Brown l'ha presa proprio male, ha fatto dei commenti molto precisi, Brown dice non è che siano proprio delle sorprese, peraltro con Garrett sta perdente, Duncan dicevo segna il secondo tiro libero, porta a meno 8 il San Antonio Spurs, ancora attacco per Philadelphia, 2 ore e 40 di allenamento perché quelle non gliele può levare veramente nessuno, la prima palla toccata da Charles Smith in questo. Così quest'anno invece all'interno di un inizio corso ci dicono da San Antonio, l'anno scorso ha avuto veramente grande saggezza, in alta uniforme come l'abbiamo visto anni fa, sarà difficile rivederlo il tempo, tranne che quello che lo fa in maniera talmente fluida, talmente curata dal punto di vista dei fondamentali che sembra sempre andar piano, ma infessiva sulla qualità dei tiri che prendono gli altri. 18 soli punti all'interno dell'area per San Antonio, sono 26 per Philadelphia, qualcosa di diverso da uno dei giocatori più efficaci di... È andato a rimbalzo in attacco perfettamente, ha usato la mano sinistra, non gli stanno entrando tiri che gli entrano di solito, chiaro che l'effetto Mutombo lo sente anche lui. Che è uno vero, come lo ha capito Rudy Tomjanovic, che ha detto mi ha fatto lo stesso effetto di Duncan, la prima volta che l'ho visto alla Summer League. Amici italiani, e loro erano disponibili a scendere fino alla scelta numero 15, pur di prenderlo, un giocatore di cui ancora una volta con la decisione di uno che ha quelli grossi. 12 di vantaggio adesso per Philadelphia, a ridosso degli ultimi 7 minuti del terzo quarto. La difesa però si chiude malino e sono 2 tiri liberi. E Coleman è la manifestazione dell'allenatore tecnicamente più preparato dell'NBA. E non a caso 4 doppie, mentre torna anche Stephen Jackson per Popovic che vuole attacco disperatamente, non riesce a produrne a sufficienti con la partenza, va di mano destra cercando di attaccare Stephen Jackson, Jackson muove i piedi, la palla punti, però Brown vede che Duncan allunga le mani sulla partita e chiede immediatamente un time out. Andiamo, e Iverson non perdona in una giornata del genere, su situazioni del genere. E se Flavio vi può dire che 16-14 con un quarto già oroscopo facile. Claxton dal palleggio, movimento ancora una volta clamoroso di Tim Duncan, segue la 3 gare consecutive con un canestro da 3 punti a bersaglio per DC. Partitone, da energia, da una presenza a rimbalzo diversa e soprattutto sul perimetro è un difensore, grande visione di Daniels. Sicuramente la palla è stata secondo me toccata prima, anche perché per Popovic presentare questa versione un po' sciapa, un po' poco fisica. Certo, quando c'è il duello Duncan-Garnett è una delle cose più pure con corpi da cyberatleti del 2000. Assolutamente, resta uno degli appuntamenti clou, Philadelphia 76ers sempre in controllo, ultimi 4 minuti di questo.